Siamo a Subiano in Fiore, ma potrei dire siamo anche al mercato, perché lui il mercato del lunedì c'è sempre, anzi, mi ricordo la tua mamma, giusto? Sì, la sì, tua mamma sì, che è sempre attiva, per ora coltiva, continua a coltivare, si fa l'orto tranquillamente, la roba in più la da me che la porta al mercato, ormai ce l'ha nel sangue, anche se ha un'età insomma abbastanza avanzata, è molto efficiente ancora, molto. E noi ce la ricordiamo sempre perché è stato uno dei primi banchi proprio quando sì, è avviato sì, il sì, mercato, sì. Soprattutto quello del lunedì, quindi è stata veramente eccezionale. Allora, in questo caso io vedo che ci sono anche dei signori, vedi, che stanno discutendo su tutte le varietà che tu hai portato, ma sto pomodoro si mette o non si mette? Perché questa stagione ha tirato un po' là. È un po' più critica a confronto di questi altri anni, però il periodo è quello giusto. Io onestamente ho iniziato a piantarli 10 giorni fa fuori, per ora stanno andando bene. Si sono un po' fermati, però non gli ha fatto più del tanto come stagione. Andiamo a vedere questi pomodori e vediamo un po'. Che cosa potresti consigliare proprio a un signore che ama magari un pomodoro che sia gustoso, buono da... Ecco, gustoso. Molto gustoso. Allora, molto gustoso c'è il canestrino, che è un pomodoro che è venuto alla ribalta da più o meno 4 anni. È un pomodoro nuovo che per farlo conoscere alla gente è toccato, da parte mia è toccato regalarne molte piante. Però è ritornato il riscontro perché effettivamente è un pomodoro molto gustoso, è pieno, tutta polpa, pochissimi semi all'interno e non è acido, aspro come il classico pomodoro tondo liscio normale. Quindi vuol dire che ci si fanno delle buone insalate? Delle buonissime insalate, ma è meno conosciuto per farci la salsa. Uno che ha la possibilità di fare la salsa con questo tipo di pomodoro è stupenda, viene meravigliosa. L'unica cosa inconveniente della salsa è che non viene rosso rosso come la classica salsa dei pomodori. Andrebbe mescolato con altri tipi di pomodori che gli danno più colore e verrebbe una salsa stupenda. Dato questo, per esempio, con che cosa lo potrei mettere? Un abbinamento ideale, buonissimo come sapore, è il costoluto fiorentino. Pomodoro buonissimo sia per farci anche un sugo veloce in casa, così da mangiare a insalata semi maturo, e per farci la salsa anche mescolato, però non da solo, con il canestrino, oppure eventualmente un pomodoro più produttivo proprio da salsa, un Rio Grande, un pomodoro nano, che sarebbe questo qua. Mescolate, che questo qui dà sapore, però è un pochino più aspro, però dà molto colore al sugo che uno vuol fare mescolato con questo. Diciamo così, una miscela ideale. Quindi la base, il canestrino, sì. E poi ci abbiniamo tutto il resto. Sì, sì, sì. Ora però ve lo do io un consiglio. Come coltivare bio i pomodori? Vediamo un po' se lui sa che cosa ci potrei mettere perché non arrivino gli afidi, eccetera, vicino ai pomodori. Guarda che ce l'hai, Ce l'hai qui, No, ci sono tanti prodotti, anche l'aglio ci potrei mettere. Io sono un amante della floricoltura. Sì. Ci sono anche determinati fiori da mettere vicino, tipo quei gerani profumati che sono la cedronella, che tendono a tenere lontano determinati tipi di insetti. Allora, c'è anche un altro fiore che è carinissimo, tra l'altro è basso, quindi non fa diciamo così cespuglio, per quanto ed è quella che una volta si chiamava la puzzolina, ma in realtà è il tagete, quindi se lo mettete vicino proprio ai pomodori. Sì, anche certo, sì. Quindi avete un orto bello profumato e poi naturalmente per fare salse e insalate. Non male. Una bella concimazione di puro stallatico, perché se uno vuole un prodotto buono e genuino, perché si cerca il genuino e non la quantità o la qualità di un prodotto grosso, che una bella concimazione di stallatico, se uno lo trovasse, che non si trova più, di allevamenti di bestiame, però allevamento suino, più che mai bovino ci vorrebbe, che sarebbe molto più indicato, se no abbinato, perché illuminante, giusto? Sì, non di cavallo, perché porta più insetti per le radici, purtroppo. Lo sterco di cavallo puro purtroppo contengono a lungo andare degli insetti che alle radici può danneggiare la pianta. Invece stallatico puro di mucca specialmente, o suino, è l'ideale.
mi viene in mente che ci ha dato anche un altro consiglio: quando andate a comprare lo stallatico anche in busta, guardate bene con che cosa è stato prodotto, quindi questa è la cosa essenziale. Lo stallatico c'è di tantissima varietà e c'è un misto organico, che casomai uno chiede un organico, ti danno un misto organico che c'è all'interno anche concimi proprio, insomma, più forti, che non sono proprio naturali. Bene, voi intanto cominciate a piantare, poi vediamo i risultati, magari incontrandoci anche al mercato del lunedì direttamente a Sugliano. Vicini a Sugliano, siamo a Campoluci, e a Campoluci, oltre naturalmente all'orto, alla parte di là che abbiamo le piantine, troviamo una bella proposta legata proprio alle piantine primaverili. Ora senti, la gente però dice: quando metto la piantina vorrei che mi durasse un pochettino. Puoi dare qualche consiglio giusto per mettere a dimora queste piante estive? Ok, allora praticamente il consiglio deve essere un rapporto anche con il cliente, nel senso non posso tendere solo a vendere, devo consigliare dove mettere la pianta, se deve stare a sole, a ombra, deve essere diciamo quasi un rapporto di amicizia, perché non conta dare una pianta giusto per vendere e dire: guarda, questa prende, come può succedere tante volte. Quindi io cerco, piuttosto non do, però nel senso consiglio, cerco di spiegare e di dare un attimino un po' di informazione anche sul tipo di pianta, sulla postazione, sulla durata, perché molte cose c'è lo stagionale, c'è il perenne, quindi bisogna anche cercare un attimino di andare incontro al cliente e dare quello che chiede. Senti, allora facciamo così: una bordatura in una casa antica, che cosa potresti consigliare? Io consiglio sempre il garofano, perché è una cosa, no, perché mi ricorda i vecchi muretti di una volta delle case delle nonne, e quindi col garofano è una cosa stupenda. Garofano, anche la lavanda, però sarà che io personalmente amo il garofano e quindi consiglio sempre il garofano. Allora, esposizione del garofano e tipo di terreno che dobbiamo dare al garofanino? Il garofano ama un terreno dove drena bene l'acqua, che non rimpozzi, perché essendo una pianta che sta fuori anche d'inverno, se piove tanto potrebbe sciuparlo, quindi in un terreno che drena bene e anche a tutto sole è una cosa stupenda, è proprio un perenne eccezionale, ecco. Però nelle tue proposte hai proposto invece una pianta che noi non avevamo nella nostra storia. Abbiamo una margherita diversa. Sono le gazzagne. Quella è una pianta che è una perenne, diciamo, che fiorisce tutta l'estate in pieno sole. Se non ha sole proprio non si apre, è pigra, proprio dorme. E d'inverno va a scomparire per poi ributtare di nuovo in primavera. E anche quella come bordatura, come diciamo disposizione in delle aiuole, in maniera che possa fare sia estivo che invernale, si può alternare con altri tipi, come con la panzè, cioè questa fine estate va via, si può mettere, inserire qualche panzè, e uno ha sempre comunque una aiuola fiorita senza stare tutti gli anni poi a rimettere piante. Adesso l'ultimo consiglio che ti chiedo è: la petunia o sulfigna? Cioè, sulfigna è una particolarità della petunia, no? Sì, credo, giusto? Dunque, la petunia tende a essere abbastanza raccolta, nel senso non fa una gran cascata. La sulfigna è stupenda perché fa delle orange. Guardate, vi facciamo vedere le cascate proprio della sulfigna, che vorrei ricordarvi è una specie della petunia, quindi siamo la stessa. Eccola qua. È la sulfigna, che fa una bellissima cascata e fiorisce tutta l'estate. Ci sono tante varietà. Io consiglio il blu perché è profumatissimo, fra l'altro. Sì. Sono profumi diversi. Questo non profuma, c'è il blu che ha un profumo particolare, a me mi ricorda la vaniglia, quindi la consiglio blu. Io consiglio un po' quello che piace a me, però insomma dopo ci sono tantissime varietà. Come fare naturalmente per alimentarle, diciamo? Dunque, io dico sempre che come a noi piace il dolce, una volta ogni tanto anche a loro qualche, io la chiamo spintarella di concime o di granelli, o che sia in granelli o che sia liquido, però ecco, ogni 15 giorni una concimazione. Se no, cioè, una pianta che fa tanti fiori, produce tanta roba in questa maniera, non ce la fa in un vasino piccolo a resistere tutta l'estate. Quindi un'altra cosa, tutto sole? Aiuta. Dunque, diciamo che se il pomeriggio avesse un po' di ombra non sarebbe peggio, ecco. È un po' come noi, la mattina si sta bene al sole, ma il pomeriggio, specialmente di luglio e agosto, se c'ha un po' di ombra è meglio.
Te la facciamo un'altra domanda, sicuro. Ah, certo. Che facciamo? I fiori secchi che ti facciamo? Li togliamo o li lasciamo? No, le piante vanno sempre pulite, che sia la surfinia, che siano quei margheritoni, qualunque tipo di pianta. Se la teniamo pulita la pianta produce sempre di più e è sempre bella. Se noi lasciamo il vecchio dà sempre un'idea di sporco, quindi è sempre bene ripulire. Ora queste si puliscono abbastanza da sole, però il geranio, per dire, quelle margheritone là, le margherite queste qui, hanno sempre bisogno di forbici, essere tagliate, ripulite. È un'altra cosa. Signori, da Campolucci con furore, ci ha spiegato mille cose, grazie. Grazie mille a voi, buonasera. Ormai sono diversi anni che io la vedo che arriva sempre qui con tutto l'orto a portata di mano, eh? Ma a questo punto che cosa abbiamo? Qui abbiamo i cocomeri innestati e noi principalmente piantiamo una zucca selvatica. Qui sotto c'è un portinnesto di una zucca selvatica dove, quando ha raggiunto la grossezza quasi di una sigaretta, noi li innestiamo con un cocomero, prendiamo la cima del cocomero e il sotto del selvatico e lo chiudiamo con questo morsetto qui, lo chiudiamo, che poi diventa un cocomero innestato sulla zucca. I cocomeri non si ammalano di mal di piede, perché la zucca selvatica non prende mal di piede, e siccome spinge di più della pianta del cocomero, vengono anche abbastanza più grossi. Io dove lo posso piantare? Qui da noi ce facevano. In tutti i terreni, però devono essere concimati abbastanza. E principalmente innaffiati abbastanza, e poi ogni 15-20 giorni, perché sennò non raggiungono il suo colore che devono avere, rimangono rosa invece di rossi. E quindi altezza, altitudine, posso... No, quelli camminano in terra. No, intendo dire, noi su piano vabbè siamo bassi, il problema non c'è, sì. Però ecco... Fino a 500-600 metri loro reggono. Anche a Catenaia, a Falciano dopo potete mettere. Non garantisco più niente. Ad esempio i poponi me li fanno anche su al passo di Mandrioli. Ah, certo. I poponi. Con i cocomeri non ha mai provato. Bene, allora quando si mette naturalmente a dinora moro dobbiamo soltanto stare attenti al portainnesto. Sì, che non venga seppellito sottoterra, qui giusto. L'innesto, perché sennò ritorna normale, rinfranca. Esatto, quindi questa qui è soltanto l'unica opportunità che abbiamo per avere forse un bel cocomero. Sì. Produce un po' di più, vengono più grossi, non si ammalano di mal di piede. Quanto ci vuole avere un cocomero maturo? Ci vuole, questi se li pianta adesso li raccoglie i primi di agosto. Però che soddisfazione! Sì, i primi di agosto, a fine di luglio sono pronti qui. Salvo, io ho sempre detto che ci deve indovinare chi viene da me, ma ci deve indovinare che la mia roba dove va. Quindi ha già capito cosa voglio dire.